di Emanuele Rigo, New Trader Lab. Buon pomeriggio Emanuele, ben ritrovato. Buon pomeriggio Alexandra e buon pomeriggio ai telespettatori. Emanuele, vorrei partire da Wall Street perché stiamo vedendo un rallentamento importante e invece un nuovo rialzo dei treasuries, ovvero dei rendimenti dei treasuries che preoccupano e subito a pagare quel prezzo è il Nasdaq che cede l'1,60%. Non si è capito tuttora se è partita una rotazione di mercato o non è partita una rotazione di mercato e non solo. C'è da preoccuparsi per un possibile taper tantrum, ovvero un super selling del mercato obbligazionario, un grande spike dei rendimenti o no? Ma sullo spike dei rendimenti la vedo abbastanza difficile, però la progressione è evidentissima, nel senso che oggi non si fa altro che confermare una tendenza che ormai è nata da qualche settimana e che i mercati hanno tracciato abbastanza fedelmente. La pubblicazione oggi dell'ISM non manifatturiero peggiore delle attese, a notare bene a 55,3, era attesa a 58,7, ma comunque sopra il livello di 50, segnala un'economia che magari non brilla come ci si aspettava, ma sicuramente non è in una fase critica o da recessione. Questo ha un'implicazione importante, ovvero che l'economia si sta riprendendo e quindi molto probabilmente sul medio termine i pacchetti di stimolo e di aiuto verranno meno, e quindi il mercato in questo momento sta scommettendo su un recupero su uno scale back, quindi su un arretramento del tasso in cui sono stati messi in cui è stata messa massa monetaria sul mercato, e quindi comincia, anche se è soltanto accennato per il momento, il cosiddetto taper tantrum, e per cui i mercati chiaramente vanno in sofferenza, non tanto perché l'economia è solida, ma come dice la parola tantrum, che magari poi tu ci spieghi perfettamente cosa vuol dire, capriccio. I mercati sono capricciosi, sono abituati ad avere tutta questa liquidità gratis, però virtualmente gratis, e ogni segnale di arretramento di questa cuccagna che c'è attualmente sul mercato è vista in maniera molto insofferente, quindi la situazione si sta muovendo con i mercati che scendono e che quindi cominciano a scontare e a apprezzare una possibile arretramento da questa situazione. Il fatto che oggi il Nasdaq sia uno degli indici più penalizzati è perfettamente inquadrato all'interno di questa visione, ovvero i tecnologici che avevano subito, avevano viaggiato su livelli ben più alti rispetto agli altri listini, in questo momento scendono per effetto di un pochino di contrazione di questa bolla monetaria che si è abbattuta sui mercati negli ultimi mesi, che adesso sta cominciando a rientrare. Che siamo di fronte a una correzione forte ancora per il momento, secondo me no, però consigliamo sempre a tutti la massima attenzione, perché sono fasi che potrebbero anche diventare abbastanza concitate. Ecco, invece ci tenevo a chiederti che cosa ti attendi anche della Fed, perché non si è capito bene se è necessario un intervento o meno per quanto concerne il controllo della curva dei rendimenti. C'è stato un rallentamento del rialzo dei treasuries. Domani parla Powell, lui dice sempre che va tutto bene ed è sotto controllo, ma ci tenevo a capire qual è il tuo parere, perché a quanto pare, almeno da ciò che vediamo sui mercati, non sembra che proprio tutto sia sotto controllo. Esattamente, tra l'altro secondo me lo ricordavamo anche la settimana scorsa, Powell ha detto, Powell è abbastanza di stampo trumpiano da questo punto di vista, va tutto bene, non c'è nessun problema. In realtà il mercato sa perfettamente che non sta andando tutto bene e che qualche problema ci può essere. Diverse dichiarazioni di membri votanti dell'FOMC, della Federal Open Market Committee, che è il braccio armato della Federal Reserve americana, che si occupa delle operazioni a mercato aperto, quindi di determinare poi i tassi di interesse, implementare le decisioni sui tassi di interesse, hanno fatto sapere che la loro visione non è così rosa e fiori come quella di Powell. Quindi io onestamente mi aspetto quantomeno una riunione di politica monetaria e un dibattito all'interno del consiglio direttivo, da cui vedremo che cosa uscirà. Per il momento
faccio fatica a fare una previsione anche perché diciamo che dal punto di vista prettamente, diciamo, delle previsioni sono uscite alcune dichiarazioni e basta, per cui poi il voto è un'altra cosa. Però potrebbe diventare una situazione interessante da vedere e se dovesse effettivamente dimostrarsi un consiglio direttivo quantomeno spaccato in due, ecco che allora l'effetto sui tassi e poi sull'azionario a cascata come conseguenza indiretta si farebbe sentire. Ecco, assolutamente sì, poi tra poco ci spostiamo a parlare anche degli altri argomenti principali di questa giornata. Ci tenevo a capire se rimani bull per quanto concerne gli equities, perché c'è anche una certa discussione nella nostra chat, c'è da preoccuparsi, sta arrivando una correzione o comunque rimani ottimista per quanto concerne l'azionario USA? Ma io qui ti risponderei con una provocazione che però in realtà è diciamo, il succo della vicenda, su quale orizzonte temporale. Sicuramente c'è un mercato che è in bolla, quindi è una situazione di ipercomprato abbastanza evidente. Quale sia la corretta valutazione sarà il mercato a dircelo, e il mercato almeno per il momento non si sta facendo impressionare troppo da quello che succede a livello di tassi, a livello di ripresa economica, perché molto probabilmente si sconta quantomeno la presenza e l'assistenza delle banche centrali per le prossime settimane, per i prossimi mesi di sicuro. Per cui per il momento una vera e propria correzione profonda come quella che abbiamo visto in marzo mi sembra piuttosto irrealistica, ecco, per definirla con un termine. Dopodiché abbiamo visto, come stiamo vedendo, alcune piccole correzioni che in buona sostanza calmierano leggermente i prezzi, e io onestamente vedo la prosecuzione di questa situazione di, diciamo, lateralità sui massimi che potrebbe proseguire ancora abbastanza lungo. È ovvio che poi venerdì ci sono i dati sui non-farm payroll, quindi mercato del lavoro negli Stati Uniti, e lì chiaramente si potrebbe vedere qualche diciamo evidenza della situazione economica in generale. Però siamo nel paradosso in cui economia in recupero vuol dire mercati in arretramento, che è una situazione abbastanza interessante se ci pensiamo. Assolutamente sì, intanto vorrei spostarmi velocemente a Londra, perché adesso Londra ha annunciato che sta cercando di diventare di nuovo uno dei principali financial hubs, promuovendo tantissime SPAC di cui noi parliamo tanto sulle fonti. Abbiamo fatto anche un servizio sulle SPAC per cercare di spiegare che cosa sono questi Special Purpose Acquisition Companies ai nostri telespettatori. Però oggi è arrivato un annuncio importante. Detto ciò, però, il FTSE 100 rimane sopra la parità, soprattutto rispetto ai propri peers europei che sono ben sottotono. Rishi Sunak, per essere precisi, ha annunciato un rialzo delle imposte sulle società del Regno Unito che aumenterà al 25%, ma solo nel 2023, e continuano, ecco, con i programmi pandemici di aiuti che ammontano più o meno a 109 miliardi di sterline. Ti aspetti qualche impatto sull'equity inglese e soprattutto sulla sterlina, o non c'entrano niente? No, in realtà l'hai detto molto bene, il mercato inglese è a galla perché la sterlina in queste ore sta scendendo, c'è una correlazione abbastanza forte che rende il mercato, soprattutto l'indice principale britannico, che è esposto, molto esposto sul globale, quindi tendenzialmente traccia abbastanza fedelmente quello che succede sul resto delle piazze azionarie del mondo, ma ha la componente di essere quotato in sterline, per cui diciamo ogni discesa del cable, e quindi del rapporto tra sterlina e dollaro, o comunque la forza relativa della sterlina, tende a favorire il FTSE 100, e quindi l'indice principale inglese. Sul budget, onestamente, la parte del rialzo delle tasse se ne parlava ormai da qualche settimana, forse anche qualche mese, ed era tutto sommato abbastanza scontato. L'estensione del piano di sostegno ai lavoratori e alle imprese, quello no, era meno scontato. Tra l'altro c'è una ulteriore notizia che è positiva, perché
per i lavoratori, nel senso che tanti self-employed, che sarebbero l'equivalente delle nostre partite IVA, che erano rimasti fuori dal programma di grants, quindi di contributi a fondo perduto, saranno inclusi con, diciamo, una revisione dei parametri di entrata. Il programma, quello emesso in marzo, che poi in realtà era diventato operativo in maggio-giugno, che prevedeva, insomma, alcuni parametri per averne accesso, come la dichiarazione dei redditi nell'anno precedente a quello della pandemia, il fatto che più del 50% dei profitti derivasse da reddito da lavoro, e quindi da fatturazione, piuttosto che redditi da capitale, come possono essere dividendi, tante persone che tra l'altro non avevano fatto la dichiarazione dei redditi l'anno precedente perché avevano solo cominciato in gennaio, o comunque prima, poco prima della pandemia, dopo la chiusura dell'anno fiscale, che nel Regno Unito è il 6 di aprile, erano rimasti tagliati fuori. Quindi questa è una notizia sicuramente positiva. Per quanto riguarda invece le aziende, saranno quelle che molto probabilmente pagheranno il dazio più alto. Prima di andare in onda mi dicevi il rialzo del 25% e io mi sono sentito male. In realtà ho guardato dal 19 al 25%, in realtà è praticamente il rialzo di un quarto, quindi sì, andranno a pagare di più No, sì. fortunatamente dal 2023. È la stessa cosa in No, sì, sostanza. assolutamente, fino al 25%, hai fatto bene a sottolineare, dal 19 al 25% per carità, altrimenti non sarebbe stato sostenibile, diciamoci la verità. Intanto ci scrive Roberto, uno dei nostri telespettatori, se è possibile di parlare delle scorte di petrolio e soprattutto attese di OPEC Plus domani. Ecco, Roby si è perso tante dei nostri speciali dedicati all'OPEC, però intanto Emanuele lo chiedo velocemente a te, sai, c'è stato un rialzo davvero importante per quanto concerne le materie prime. Oggi il WTI prezza 61 dollari per barile, il Brent in rialzo del 2,5%, il WTI in rialzo del 3%. Domani la decisione sulla produzione, e cioè da una parte abbiamo l'Arabia Saudita che vuole rimanere molto cauta, attenta, non essere di fretta, diciamo, per quanto concerne l'aumentare la produzione, dall'altra parte abbiamo la Russia. I russi che sono scontenti dai livelli attuali. Allora, si può trovare un equilibrio? Non si può trovare equilibrio? E soprattutto, qual è l'impatto di breve e medio termine sul petrolio? Ma l'equilibrio, se non lo trovano a livello di OPEC o di OPEC Plus, lo trova sicuramente il mercato. Siamo in una situazione in cui l'economia, magari con le stampelle, ma sta ricominciando a farsi sentire, e quindi con essa la dinamica della domanda di greggio. I livelli di tagli alla produzione probabilmente verranno dichiarati non sostenibili in questa fase di mercato, con le prospettive di recupero della domanda in maniera abbastanza decisa, come si sta vedendo soprattutto dall'attività economica in Asia, ma poi lo vediamo anche negli Stati Uniti e in Europa, dove si ricomincia a fatica, con tutte le limitazioni del caso, però l'economia torna a macinare dati quantomeno decenti, se non positivi, come abbiamo visto anche prima con il dato sull'ISM, e quindi in un contesto di questo tipo i prezzi tendenzialmente tendono a rialzarsi. Per cui viene meno la necessità di mantenere in essere i tagli, che ammontano, se non sbaglio, a 900.000 barili, quindi poco meno di 1 milione di barili al giorno rispetto ai livelli precedenti alla decisione, e molto probabilmente l'OPEC andrà a prendere una decisione che andrà nella direzione di dare un piccolo equilibrio in cui non dover scontentare eccessivamente i propri membri, che chiedono a gran forza di poter tornare a pompare petrolio ai livelli e alla loro capacità, in un contesto in cui il mercato sia in grado di assorbire quei barili in più. Stiamo a vedere. Secondo me anche questa, come la riunione della Fed, sarà diciamo, un meeting piuttosto interessante da seguire con attenzione, perché andrà poi a determinare quali saranno i livelli, diciamo, medi di prezzo del petrolio nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Per il momento il greggio sta continuando, per quanto riguarda il WTI, a muoversi intorno ai 60-61 dollari al barile, in maniera anche abbastanza volatile, ma comunque tutto sommato abbastanza stabile. Secondo me l'obiettivo è poco più in alto rispetto ai livelli attuali, per cui
andranno a prendere in considerazione la dinamica della domanda in miglioramento e la possibilità di fare una piccola sforbiciata ai livelli di taglio, che vorrebbe dire chiaramente avere un maggiore livello di produzione. Ecco, intanto vorrei far vedere le scorte di petrolio greggio, questi sono i dati, 21.563.000, poi abbiamo anche scorte settimanali EIA di prodotti raffinati, 9.719.000 e qua stiamo notando un leggerissimo rialzo delle scorte, invece un ribasso delle scorte per quanto concerne le scorte di petrolio greggio. Rimane comunque una delle commodities più interessanti o meno? Ma sull'interessante o meno è tutto da vedere, nel senso c'è chi piace il petrolio e sicuramente quest'anno non ci ha dato poche sorprese e anche poche possibilità di approfondire in maniera specifica con quello che è successo con i contratti scadenza maggio, se ti ricordi il trambusto sul greggio. È interessante, secondo me, tra le commodities anche l'oro, che sta facendo un movimento piuttosto interessante al ribasso, seguendo in maniera abbastanza fedele quello che succede sul dollaro, in una fase in cui il dollaro tendenzialmente va a rialzarsi, in maniera relativa contro le altre valute, ma anche in maniera assoluta. Hai citato tu correttamente prima il dollar index sopra 91, l'oro perde di appeal, in quanto soprattutto negli ultimi mesi è stato assolutamente alternativo ai rendimenti dei Fed Funds che cominciano a tornare a ruggire, quindi paradossalmente l'oro perde di appeal e tende ad indebolirsi o comunque a mantenere la fase di debolezza relativa e si direziona abbastanza decisamente verso il ribasso. Allora, intanto vi comunico una notizia breaking. Joe Biden, il presidente degli Stati Uniti, ha sostenuto un piano per tagliare i limiti di reddito per ricevere un pagamento diretto come parte del pacchetto di aiuti per il coronavirus da 1.900 miliardi. Ovviamente si tratta dell'income delle famiglie e quindi qua sta scendendo a certi compromessi. Anche lì tantissime problematiche perché la sinistra estrema del Partito Democratico non è contenta di queste cose, non è contenta che il Senato, ovvero i repubblicani, ma anche alcuni democratici, non gli è piaciuto 15 dollari stipendio minimo all'ora, attenzione all'ora, rispetto ai 7,25 attuali. Quindi stiamo vedendo comunque Joe Biden scendere ai compromessi per quanto riguarda il tetto dell'income delle famiglie, quindi ha detto sì ad un possibile taglio. Quindi questo piano lo vedremo o meno? L'ultima volta ci hanno messo 2 mesi, questa volta? È veramente complesso andare a dare un'opinione decisa sul piano e soprattutto sulla sua implementazione, perché al di là del numero, poi alla fine sul conto che pagherà lo zio Sam c'è chiaramente la divisione, quindi tutte le varie voci di spesa che quelle sì andranno negoziate, vengono negoziate in queste ore. Lo stipendio minimo a 15 dollari trovo sia abbastanza nazionale, questo è il problema. È abbastanza, diciamo, anacronistico, anche perché è stato dimostrato da più voci che funziona poco e male, soprattutto in quelle aree dove diciamo uno stipendio da 15 dollari l'ora rende totalmente insostenibile assumere un nuovo lavoratore, anche perché Assolutamente. diciamo a New York può funzionare un minimum wage a 15 dollari, nell'Arkansas, nella cittadina, un minimum wage a 15 dollari dice vabbè, signori, io non vi assumo, faccio il lavoro che devo fare io, oppure non lo faccio assolutamente, quindi è anche disincentivante per No, molti aspetti ma sulla nuova sembra impresa. che si stia allargando troppo a livello di debito pubblico, perché qualcuno poi giustamente, come hanno detto i repubblicani, non che io prenda la parte dei repubblicani, che sia chiaro, ma come stavano dicendo, guardate che qualcuno poi lo deve ripagare questo debito che stiamo facendo. Sì, questo senza dubbio è una situazione straordinaria. Diciamo che dal punto di vista del commento ci sta assolutamente, sono d'accordo, anche perché soprattutto in questa fase è visto quasi come, non dico inutile, però esagerato voler essersi voluti impuntare sui 1.900 miliardi quando sarebbe stato molto più semplice
trovare un accordo su dei livelli inferiori, dopo che anche diverse persone, anche dal Partito Democratico, avevano suonato l'allarme sul fatto che comunque il rischio sarebbe stato quello di creare inflazione o di creare un surriscaldamento eccessivo, sia dell'economia che poi del debito, che sta viaggiando su dei livelli abbastanza importanti per una nazione come gli Stati Uniti, è il debito più grande al mondo, essendo anche la prima economia al mondo. Il commento da parte dei repubblicani dopo il piano di spese di Trump, diciamo un po' fuori luogo, però il concetto è correttissimo, nel senso che stiamo andando verso una fase di, diciamo, speriamo, uscita dalla pandemia, con livelli di debito molto Sì. alti, soprattutto nei paesi occidentali, e quelli che possono risparmiarsi questi livelli di debito, sono d'accordo, dovrebbero poter evitare di farli. Intanto ci tenevo a fare una precisazione, praticamente lui ha tagliato il tetto per quanto riguarda questi aiuti di 1.400 dollari pagamenti alle famiglie e giustamente gli altri hanno chiesto un taglio del tetto perché? Perché poi a tantissime persone gli sono arrivati gli aiuti, cosa hanno fatto? Hanno investito sulle borse acquistando GameStop, AMC e BlackBerry. Quindi era giusto sottolineare questo fatto che appunto bisogna tagliare il tetto perché questi soldi sono soprattutto per le famiglie che hanno bisogno, quindi magari da persone che fanno 80.000 all'anno siamo passati a 75.000, poi da 120.000 siamo passati a 112.500. Per quanto concerne ecco, l'income delle famiglie, quindi ci tenevo a fare questa precisazione per essere più chiari sempre con chi ci segue. Grazie mille ad Emanuele Rigo, New Trader Lab, grazie per essere stato con noi e buon proseguimento. Grazie Alexandra, buon pomeriggio a te.